Ciao ragazzi, sono Red e come promesso oggi recensiamo la stanza delle armi. Ciao ragazzi, non siamo ancora partiti eppure sono già qui a fare delle richieste. Prima che cominciate a guardare questo video vi devo dare una comunicazione importante. Il video dura 40 minuti, che è troppo per metterlo tutto d'un botto su YouTube. Quindi vi chiedo di andare adesso nei mi piace e arrivare a 100 like se volete che esca la seconda parte del video dove finiamo di vedere tutti i fucili che mancano. Questo venerdì alle 8:20, non la settimana prossima, ma questo venerdì. È una montagna di like, lo so, però dateci una mano, mostrateci il vostro supporto, che poi dopo, settimana prossima, abbiamo un video ancora più speciale dove facciamo vedere un po' di tecniche di ricarica, roba figa provata all'interno di un videogioco, non voglio spoilerare. Quindi 100 mi piace, entro venerdì e ve lo pubblico, venerdì mattina alle 8:20. Buona visione. Rec. Ok. Bene, come promesso, qui c'è la stanza delle armi. Parto col dirvi una cosa: c'è una marea di roba da coprire. Questa marea di roba da coprire io l'ho ammucchiata durante anni e anni di soft air. Quindi se vedete tanta roba è perché ho speso tanti soldi. Partiamo dal pezzo forte, ovvero l'armadio dei fucili. No, col cazzo, perché sennò poi mi chiudete il video. Quindi partiamo dai tattici e poi ci muoviamo verso quella parte lì. Allora, in questa zona qui, come potete vedere, ho la rastrelliera con i tattici, un bidone dove tengo spade e archi, e poi dopo questo bellissimo, e con bellissimo intendo orripilante, muro di patch. Ho ordinato il telo di patch, dove ci si può attaccare tutte le patch in maniera che uno le componga e sia un pochino più presentabile di questa ovrovietà. Mi dispiace, lo dovevo comprare prima che scoppiasse il casino, ma purtroppo non ho fatto in tempo. Qui in basso, come vi ho detto, abbiamo un po' di cazzatine. Qua c'è una katana, ovviamente senza la lama, è finta, l'ho comprata a Lucca Comics, mi pare, di 2 anni fa. Qui dentro invece poi ho ovviamente un arco, come potete vedere, comprata la Decathlon, non è che mi ci soffermo più di tanto, è carino, l'ho preso giusto perché mi piaceva sparare, ho detto proviamo anche tiro con l'arco, è molto più complicato di quello che sembra. Passando invece alle cose un pochino più interessanti, qui abbiamo tutti i tattici. Questo è il mio tattico boschivo, è stato uno degli ultimi che ho comprato perché tendo ad utilizzare quel tattico là, che è il mio setup boschivo, che un giorno vi farò vedere, vi spiegherò bene come l'ho agghindato. Questo è un tattico estremamente semplice, anzi in realtà è molto particolare perché non è il solito tattico verde che trovate in giro. Adesso non mi ricordo la marca perché, come potete vedere, l'ho preso usato ed è un po' spartano, insomma c'è lo scotch per tenere ferme le cose, però è molto comodo, più che altro perché è molto largo sul collo e quindi non vi dà quell'effetto di strozzatura come altri tattici. Passiamo invece al mio primo tattico, per così dire, che in realtà è un chest rig nero. L'avevo preso per giocare in notturna prima poi di andarmi a prendere ovviamente il setup urbano che vedete lì. È molto comodo ma allo stesso tempo molto scomodo. Il mio problema con i chest rig è che non si adattano mai bene al mio corpo, o tendono comunque a sballonzolarvi in giro, soprattutto quando non ci mettete solamente 2 o 3 caricatori ma ci attaccate la pouch caricatori esausti, ci volete mettere una tasca per le granate. Io non mi ci trovo, perlomeno. Poi sono molto comodi perché non abbiamo l'ingombro anche sulla parte superiore del busto. Questo qui è divertente, invece, è il... dalla regia mi dicevano che non si vedeva un cazzo, quindi ve lo mostro qui. È completamente nero, è lo stesso modello che utilizzavano in Iran e Afghanistan le forze degli Stati Uniti. L'ho preso solamente per gli spallini, è carino, ma non è di un materiale eccelso, non mi ricordo neanche di che marca è. Una delle robe fighe che ovviamente possiamo mettere la gigante polisqua dietro e poco altro, insomma. Ha un sacco di attacchi, è molto grosso, molto ingombrante, fa un caldo atroce. Ci sono altri 2 o 3 tattici di quelli soliti da boschivo che non sto neanche a mostrarvi. L'ultima cosa che vi può interessare qui è questo. Questo è stato il mio primissimo tattico. Probabilmente è stato il primo tattico di molte persone. Adesso il nome non me lo ricordo completamente, ve lo metterò qui in alto. È ancora sporco di sangue finto da quando abbiamo girato una cosa che non vi rivelerò perché non è il momento. Molto molto carino, mi sono trovato molto bene. È molto stretto intorno al collo, mi stava subito lungo, poi mi è divenuto corto quando sono diventato più alto. Ci sono molto legato e probabilmente non lo venderò mai. E sempre in questa zona, vabbè, ho una tasca, un cartone, scusatemi, dove tengo tutti i gusci delle okatsu che ho tirato, comprese le bombolette. Do un nome ad ognuna di esse, come potete vedere, molto da ragazzina 14enne, però insomma ognuno ha il suo guilty pleasure. E torna lì. Poi
cosa molto importante, il muro delle scatole. Se avete giocato a Soft Air da abbastanza tempo sapete che, puttana Eva, quante robe vi servono, quante robe comprate, quante robine dovete mettere dalle varie parti e quanto è difficile poi tenere traccia di tutte le cose dove le mettete. Io ho creato questo affare con delle scatole da scarpe, tra l'altro, quindi molto cheap come soluzione, con un pezzettino di scotch che mi dice cosa c'è dentro. Qui ci sono le tracolle, qui ovviamente le maschere. Ringrazio la mia ragazza per aver fatto questi disegnini super. Questi sono pistole vecchie, rotte oppure di plastica. E qui, come vedete, ci sono effetti pratici quando giro dei corti, silenziatori. Qua c'è un piccolo kit per la pulizia del fucile, di cui parleremo poi. Attrezzi, questo è messo dalla parte sbagliata. Esattamente, quindi scotch, morsetti varie. Poi qui ho la scassa di granate che ho nominato, come avete visto prima. Queste invece sono non nominate. Una scatola con caricatori, preparatevi a vedere molti caricatori. Questi qui ci sono dei caricatori rotti che neanche apro perché tanto ce ne sono 280. E pallini vari, guanti e poi cinture. Ostia. Qui c'è il mio zainetto che uso quando vado a giocare. È molto molto comodo, più che altro perché ha abbastanza tasche. Non è gigantesco, però poi ho comunque tutti i borsoni con le armi dove metto la roba importante. Ci tengo gli occhiali, le batterie, magari le pistole, la radio, eccetera eccetera. Bene, adesso, visto che siete ancora qui, non vi faccio vedere l'armadio delle armi, ma vi faccio vedere i miei fucili di precisione. Come alcuni di voi sapranno, il mio fucile da cecchino per giocare in Italia è lo Striker della Amoeba. È incredibile, mi ci sono sempre trovato benissimo. È ovviamente un fucile da cecchino usato in Italia, quindi siamo sotto il Zaul. È preciso, però è comodo da utilizzare. L'unica piccola pecca è che non ha un attacco per cinghia a un punto, quindi ho dovuto metterci questa sling, che ovviamente mi porta e mi permette di utilizzarlo così, mettermelo dietro, e pistola secondaria. Ci ho montato sopra ovviamente la sling, come vi ho detto, un rialzo per la guancia, perché questo fucile è customizzabile in 200.000 maniere. Un'ottica, questa è un'ottica coi controcoglioni, non tanto perché è grossa e bella, ma perché questi adattatori per alzare il puntatore del mirino in alzo, in deriva e anche in luminosità funzionano e sono veri, quindi non sono come il vostro solito mirino finto da Soft Air dove dovete svitare il tappino, ma come vedete sono numerati e se io lo giro di qui o di là, sentite. Ush. Vi permette effettivamente di modificare il puntatore e adattarlo ovviamente a dove va il colpo. Sono presenti altre due regolazioni, ovviamente quella che ci permette di zoomare di più o di meno, arriva fino a 3 di zoom come minima e 9 come massima, è veramente figo, è veramente comodo. E ovviamente sul davanti invece il fuoco per capire ovviamente quanto è lontano e capire bene, avere una visione nitida della situazione. Molto molto figo ragazzi, ho toccato lampadario. Ci ho montato anche sempre un silenziatore della Amoeba, che sono fighissimi, cioè anche solo per estetica ovviamente, perché quando gioco lo rimuovo, sennò ho 2 metri di fucile davanti a me. E ovviamente un bipiede, che non ho mai usato perché sparo sempre da in piedi praticamente. Mi è risultato comodo in qualche situazione, molto molto figo, ed è per completare appunto il fucile. Parlato appunto del pezzo forte, passiamo a uno dei primi fucili da cecchino, cui ripeto ci sarete passati in tanti. È un simil fucile da caccia, non mi ricordo neanche di che marca è. Non c'è scritto, non lo so ragazzi, permettetemelo. Con l'ottica di cui vi parlavo prima, come vedete questa ha i tappini che coprono la regolazione, si gira da una parte o dall'altra, è scomodissimo perché tra l'altro neanche potete farlo a mano, vi serve un qualcosa oppure con l'unghia, ma ve lo consiglio veramente poco. E ci ho sparato una quantità di pallini atroce nel giardino di casa, colpire le lattine, cioè questo è proprio uno di quei lavori che per usato da giocare quasi niente, però per sparare in giardino vi divertite come dei mostri, soprattutto se siete giovani o quando ero piccolo mi ci divertivo un botto. Quindi questo possiamo mettere via. La canna è orribile di questa, fa schifissimo, è grassa proprio. Sempre della serie troviamo anche questo. Non ho idea della marca, mi è stato regalato, è della KJ Works, qualunque cosa voglia dire. È sempre un bolt action, molto figo che il caricatore sia a gas, quindi lo faccio vedere in maniera, come cazzo si, non so neanche come si tira fuori, ci avrò sparato 2 volte perché ha dei caricatori
Che cazzo? Non so come si fa a uscire, ragazzi, perdonatemi. Comunque il caricatore è a gas, è figo perché il corpo è di un... non penso sia ABS, però è di una plastica molto molto dura. Mi piace la linea del fucile, proprio un fucile da caccia bello, e la canna, come potete vedere, è molto più dritta. Ovviamente però devono fare queste stronzate in modo tale da rovinare completamente l'estetica del fucile. Prima di farvi vedere l'armadio delle armi, grazie per l'effetto sonoro, vi faccio invece vedere una cosa molto utile che tendiamo a sottovalutare e a non valutare proprio. Vi consiglio di fare manutenzione alle vostre armi. Farò uscire prossimamente un video, abbiamo un sacco di video da far uscire, ultimamente abbiamo un sacco di idee, un cazzo da fare. Per fare manutenzione alle vostre armi è importante. Chiaro che non sono armi vere, quindi non è che tutte le volte che giocate dovete aprirle il resto, ma se giocate sotto la pioggia, se vi cade la pistola in mezzo alla terra, sarebbe opportuno, soprattutto se sono pistole o fucili delicati, pulirli. Io ho adibito questa sezione della stanza a piccola officina, tra virgolette, ho un paio di attrezzi seminati in giro per la stanza, come il kit di pulizie che vi ho fatto vedere prima, stendo un telino qua sopra e mi metto a mettere a posto, pulire, lucidare, ingrassare le armi, soprattutto quando non lo faccio da tanto. E questo vi aiuta principalmente perché sappiamo tutti che il soft air costa tanti soldi, detto da quello che ha una stanza intera di roba da soft air, e quindi sarebbe opportuno tenere dietro appunto alle proprie armi, alla propria attrezzatura, perché ovviamente vi dura di più. Features interessante di questo piccolo mobiletto è che è per stirare. Qui dietro c'è un ferro da stiro, cioè c'è la tavola da stiro. Io però l'ho impostato in modo tale che qui sotto abbia tutto. Ho una presa multipla che è staccata, perché non vi consiglio di tenere tutte queste cagatine attaccate, perché parte un cortocircuito, vi brucia l'intera stanza. Ho tutti i vari caricabatterie, anche delle batterie ovviamente della Canon e di altre robe che non c'entrano col soft air, perché qui dentro tengo un po' di tutto. È molto comodo, io attacco le robe nei vari punti e la posso caricare in maniera semplice e coscienziosa. Questo ce l'ho da quando ho 7 anni, ci tenevo dentro i Playmobil. Adesso è diventato un porta cose varie, qua c'è un olio, le mie radio, alcune batterie, questi vi spiegherò un giorno perché li utilizzo. E qui tengo le varie torce, anche, cioè io mi domando e mi dico che cazzo me ne faccio di 6 coprirail, 6, ok? 6 coprirail, 6, e tra l'altro secondo me, ecco appunto, ecco, qua ce n'è una busta dove ce ne sono degli altri e lì dietro ancora. Più quelli montati sui fucili. Ho un problema, aiutatemi, è tipo un gioco d'azzardo per me. Comunque ci sono delle torce, un adattatore per G36 per i caricatori da M4, batterie e roba varia. Qui invece tengo bombolette di gas, questi sono i tappini per le granate, spolette per le granate e ovviamente il Nuprol. Questo è l'invernale, adesso mi manca il nero perché l'ho finito, e poi ovviamente quello verde per l'estivo. Posso far vedere, queste qui sono bombolette di CO2 con l'olio, quindi se avete una pistola CO2 potete pensare ogni, non so, 10-20 bombolette che sparate, ce ne mettete una di queste e vi ingrassa la pistola all'interno sparando. È molto utile, non giocateci con queste, cioè fategli fare un ciclo completo sparando, e sono molto molto fighe e mantengono la pistola senza una manutenzione costante, insomma. Belle, vero, queste ciabatte. Qui ho un po' di componenti vari, questo è un mirino in plastica, infatti è qui dentro, puntatori rotti, componenti, pezzi, qua c'è una canna quando sostituisco la mia da precisione, paramano, il porcofono, che penso sia uno degli acquisti più imbecilli che io abbia mai fatto. Il porcofono non ha senso, vabbè, lasciamo stare. Ho un calcio di un MP5, credo, che non ho mai avuto, quindi non so perché sia qui, eccetera eccetera eccetera. Molti di questi affari non li ho comprati, tipo questo era rotto, non se ne faceva niente, io lo prendo perché quando voglio agghindare il fucile magari per estetica ce lo metto sopra, eccetera, quindi non tutto l'ho comprato, molta della roba magari è rotta. Mi seguo a valletta, qui ci sono i guanti più belli che la Mechanics abbia mai fatto, a mio parere, ovviamente fatti con nero, però questi sono veramente fighissimi, me li metto ogni tanto anche per uscire. Sì, sono quel tipo di persona. Qui dentro è una busta per maschera, penso, per occhiali, dove tengo l'essenziale quando vado a giocare, ovvero le batterie per i fucili 11-1 e non, sì, è un po' un casino, dovrei mettere a posto, ma ragazzi, non gioco, quindi non è un problema. Batterie per i mirini e poi la cuffia singola, che ultimamente sto usando molto al posto dei cuffioni, perché mi viene più comodo, certe volte non ho voglia di mettere tutto quell'ambaradam lì ed è, sono più veloce, più comodo, eccetera eccetera eccetera. Dio.
Qui invece c'è il mio tesoro, l'avete già visto, sapete già com'è. Qui sotto c'è ovviamente la mia mimetica, non mi ci soffermo più di tanto. Qui ho sempre il mio cinturone. Ah, sul cinturone non vi avevo fatto vedere che ho aggiunto una piccola chicca. Le manette sono ovviamente finte, non hanno veramente la cosa, si aprono in questa maniera qua. Per semplificare le cose, la valletta lo tengo in mano. Le mie prime ginocchiere. Ah, ecco dove era, non l'ho persa l'altra ginocchiera. Gomitiere, sono quelle tipo, penso fossero simili o una copia di quelle che avevano in Iraq gli americani, comunque i Marines. Quindi ginocchiere, scusate, gomitiere e ginocchiere. Puttana. Questa è una ginocchiera singola, che è quella che mi metto di solito, perché è più comoda che infilarsi con l'ambaradam lì nelle gambe, mi riesco a regolarla meglio io con gli sgambarletti da polletto. Che altro? Ah, queste che le avevo comprate, io non faccio snowboard, queste sono imbottiture da snowboard. Le avevo comprate perché avevo paura che facessero male i pallini sulle gambe, poi ho scoperto di non essere una pussy e quindi non me le sono mai messe. Un sospensorio, e l'avrei dovuto mettere quando mi hanno tirato una 40 mic in questa zona pube cosce. E queste sono delle galosce bruttissime da caccia. Altre due gomitie ginocchiere, non ce la posso fare. Gomito e ginocchio per me sono la stessa cosa, solo in punti diversi del corpo. Queste sono ovviamente due ginocchiere e diverse, adesso non so, modello, che cazzo. Cioè una brugola che non dovrebbe essere qui. Questi che si mettono sopra gli spallotti del tattico, che non dovrebbe essere qui. Questo che è un attacco per la fondina che ho rotto perché ci sono caduto sopra. E il pezzo che ho rotto, vedete c'è ancora la vite lì dentro. Prima di parlare dello scudo tattico è arrivato il momento di guardare la roba più interessante di tutta la stanza, ovvero finalmente il vero clou di questo posto, ovvero nella sua incredibile interezza la mia collezione di fucili e pistole. Partiamo facendo le cose con ordine. Partiamo dai fucili, io ve li tiro fuori perché è più comodo che farveli vedere lì. Vi dico già che dovrei avere, se abbiamo contato giusto ieri, 18 fucili e 11 pistole. Parto dai fucili che ho usato, che sono funzionanti, e verso la fine vi lascio le ciofeche, quei fucili da 20 euro che ho comprato davvero piccolo. Questo è il mio M4 dell'Evolution, è spaziale, mi piace veramente tantissimo. Come potete vedere ho giocato su questa cosa di base e corpo fucile nero con accessoristica invece colore tan. È il fucile che ho utilizzato per farvi vedere come allenarvi in casa. Presto uscirà un altro video di allenamento che si baserà più che altro su come ripulire le stanze, come entrare all'interno delle stanze in maniera intelligente, per così dire, e anche quando questi accessori vi possono venire utili, soprattutto l'Ampec. E è stupendo, ragazzi, ci ho fatto 200.000 modifiche alla Mark 1, canna di precisione, adattatore per batterie 11.1, spara molto molto bene. Quindi questo è uno. Numero 2 è uno dei primi fucili della mia seconda venuta al mondo del soft air, è un G36C della Speckna Arms, ho addirittura la scatola lì dietro, e anche su questo sono state fatte svariate modifiche. Ho cambiato il paramano, come potete vedere, quello originale era in alluminio aeronautico, penso. Ho cambiato anche il perno perché questo è molto più comodo per sfilare i vari componenti. Ho un adattatore per un ricevitore dei caricatori da M4, quindi può essere cambiato. È veramente figo, ragazzi, ma veramente veramente figo. E il paramano, questo qua fa abbastanza schifo, ma ho finito i paramani perché li ho messo su altri fucili. Ho un silenziatorino un po' del cavolo con un adattatore che mi permette di avvitarlo nella direzione giusta. Mi ci trovo veramente bene, soprattutto con questo mirino, e con questo ho veramente imparato a sparare, perché avevo bisogno non di stare appoggiato con la faccia, ma di trovarlo stando in alto, che aiuta molto anche per sparare con le pistole e ad andare in puntamento velocemente. Terzo fucile della mia trinità, ovviamente il Lonex, è l'M4 da forza di irruzione, l'M4 che io adoro, è proprio quel modello di M4 che vediamo nei film dell'Iraq, dell'Afghanistan, è spaziale, tra l'altro hanno un'ottica simile a questa, io devo comprarla, e ho visto ieri tra l'altro War Machine, fa cagare. Confermo. Ed è veramente veramente figo, ha 2000 modifiche interne che non sto qua a dirvi perché sennò ci perderemmo veramente un botto di tempo. Mi è che io pesto qualcosa, lo so. Dio Madonna! Per un motivo molto molto triste che adesso vi racconto. L'idea di tirare il tomahawk addosso a qualcuno c'è. Ma cos'è lì?
Questa è la mia nuova pistola. No, più avanti. Fate a modo, golosoni. Cino, adesso ti buco. Ai. Sembrava un signore della guerra ghanese.